Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa fredda nuova puntata. Magari fossi al fresco così, mi piacerebbe tanto stare sulla neve piuttosto che sciogliermi qua. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il mio breakdown totale mentale nel non essere riuscito in 20 anni a fare un cazzo di minigioco di io che devo surfare e prendere tutti i palloncini. Ho preferito lasciar perdere per rispetto nei miei stessi confronti, sinceramente. E questo, tra l'altro, se ve lo chiedete, è il modo più veloce per salire tutte queste scale. Allora, eccoci nel tempio di ghiaccio. Dobbiamo farci strada fino a Ghigno Bowser. Perfetto. Allora, eccolo qua il punto di salvataggio. Quali saranno i nemici di quest'area? Ovviamente, dei piccoli eschimesi. E non c'è posto migliore dove poter usare questa mossa. Questo luogo è tutto fatto per Mario alla fine. O meglio, e il suo potere del fuoco. E io che sbaglio ancora oggi i cazzo di tempismi. Ottimo. Ok, come si uccide questo? Sono abbastanza sicuro che il fulmine lo curi. Proviamo con la mano. Ok, devo ucciderlo con il fuoco. Va bene. Ok, allora occupiamoci prima delle melme. Allora, preso, ti sta troppo bene. E li uccidiamo con un colpo. Quanto siamo potenti. Quanto diavolo siamo potenti. Non ho bisogno neanche di fare le battaglie. Non ho bisogno di fare niente. Cosa c'è qua? Allora, a parte vabbè il turbine volante che dobbiamo... Ok, a parte il turbine volante che dicevo dobbiamo inseguire. Questo tra l'altro è un bel punto segreto. Devi solo aspettare. Il segreto è fare avanti e indietro. Ovviamente. Eccoci qua, ciao capo. Congratulazioni, non sarà stato facile arrivare fino a qui, celebriamo questo evento, ecco, così, prendi. Ho ottenuto pepe rosso, pepe verde, basta? Ti sta, madonna. Sprecarti un po' di più per i premi? Vabbè che questa era una cavolata rispetto a molti altri, però... Andiamo di qua. Forza, seguitemi. Riuscite ad arrivare fino a qui? Fosse difficile arrivare fino a lì, ragazzina. No, e che cavolo. Oh. Allora, lui ha una bella interazione col fuoco, però non ne faccio tante perché sennò poi ci devo mettere un sacco a fare tutti i colpi e c'è più possibilità che io sbagli. Allora, cosa facciamo? 94. No, ok, devo schivarla tutta, va bene. Ok. Tu fai l'onda d'urto, buono da sapersi. Uno. Due. Tre. Quattro ne abbiamo fatte? No, cinque forse. Perfetto. Ma facciamo anche fratelli tuono che così... Perfetto, vabbè, almeno... Qualcosa gli abbiamo fatto. Basta, dovrebbero bastare. Uno. E due. In realtà volevo farvi vedere l'interazione con il fuoco di questo qua, però magari la facciamo al prossimo. Che è successo? Perché? Perché ti sei riavviato? Non ho schiacciato tutti e tre i comandi assieme. Allora, perché voi lo sappiate, questa cosa qui in teoria è il reset, quello veloce del gioco. Quello che fai combinazione di tasto e lui si riavvia.
Ma io non ho schiacciato la combinazione di tasti, a meno che tipo non si sia rimasto premuto uno dei tasti in fondo, ma... Ed ecco l'importanza di salvare spesso il vostro gioco. Allora, riguardiamo la mappa. Ok, non è crashato il gioco, per fortuna. Allora, dobbiamo fare un po' un giro arzigogola. No, non è vero. Un giro un filo strano. Iniziamo però prendendo tutti gli oggetti che troviamo. Allora, aspetta, se non sbaglio, fermi un attimo. C'è un punto in cui si... Che bella la trasparenza, tra l'altro. C'è un punto che io mi ricordo, si può salire. Super fungo, super sciroppo. E questo qua che io odio. Ti giuro che lo lascerei se non fosse che i soldi ne ho bisogno. Proseguiamo. Ecco fatto. Bello il muro distrutto. Allora, vieni qua. No, più in giù per favore. Qui, qui. Vieni. Vieni qua. Vabbè, dai. Forza, forza, dai che ce la fai. Non nel modo in cui volevo io, ma va bene, ha funzionato lo stesso. 96, ci può stare. Fratelli tuono. 1, 2, 3. Ecco fatto. Ed ecco fatto, semplice. Preso. Preso. Fatto. Morto. Ancora uno. E di nuovo fratello ciclone, dai. Solo perché dobbiamo livellarle. Solo per quello le uso. Ecco fatto. Ta-ta-ra-dan. Non ce ne sarebbe neanche bisogno. In qualità di meteorologo sono interessato alle trombe d'aria che appaiono nel mare. Se all'aria tiepida ascendente si aggiunge l'energia di rotazione, si produce una tromba d'aria. Vorrei studiare più a fondo questo meccanismo ed effettuare esperimenti da qualche parte. Tu come sei arrivato qua, scusami? È quella la vera domanda. Dai! Ma che palle! Vabbè, allora. Diamo fuoco al tizio. Oh no, i miei capelli! Tra l'altro non so se lui scappa. Cioè, nel senso, non so se questo non ci dà punti esperienza oppure ce li conta lo stesso. Secondo me 280 sono pochi. Oh no! Il che vuol dire che non me li ha contati. In ogni caso, non diamogli più fuoco ai capelli, poveraccio. Fratello tuono, perché devo aumentarlo. Ecco fatto. Ha fatto un ruttino. Di nuovo fratelli fuoco. Finché non aumentiamo al massimo entrambe le mosse, questo posto le dobbiamo usare il più possibile almeno. Ecco fatto. Visto? Visto, visto. Se gli dai fuoco ai capelli lui scappa, ma non te lo conta come sconfitta. Allora, facciamo fratello fuoco. Giusto per aumentarlo. E con Luigi facciamo quello del martello. Ecco qua. Facciamo ciclone perché perlomeno uccide subito con una martellata anche la melma. Ultrafunghi. Scusa. Ah, beh, certo. Allora, ho tolto in questo momento il Game Boy Horror SP. Ho messo il portavarizia perché ho visto che, rifacendo il pezzettino iniziale, i nemici non mi davano premi. Quindi ho detto, riaumentiamo un attimo i soldi per il momento. Tanto finché sono funghi o sciroppi, amen, cioè, posso, ecco, posso vivere lo stesso un attimino anche con due funghi di meno. Mi sa che di qua è la zona giusta. E io continuo a sbagliare i salti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei.
7, 8. 8 colpi, non male. Vai di fratello tuono. 1, 2, 3. Perfetto. Fungo vita. Beh, non male, dai, non male. Diamoci una curata a entrambi, perfetto. Ci diamo anche un colpo di sciroppo, finiamo quelli piccoli. Ecco fatto. E proseguiamo. Allora, di qua si va avanti, quindi prima torniamo un attimo di là per voi, per me di qua. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, di qua è solo una via di ritorno. Quindi spinniamo. Eccoci qua. Allora, zona per la mano del tuono di Gigi. Vai. Ecco fatto. Altra zona per la mano del tuono. Ecco qua. Ora, se non sbaglio, dovrebbe anche cambiare il verso del... di sti cosi, tra l'altro. Facciamo una cosa più intelligente. Vai! Ecco fatto. Di qua invece dobbiamo per forza usare quella del tuono. Però almeno da questo lato non so perché era più facile. Da quello di prima no. Allora, di qua ci serve appunto creare un vortice d'aria. Quindi si va di sotto nelle cucine. Non mi freghi, gioco, non mi freghi. Solo uno? È un po' triste, comunque. Allora, facciamo un salvataggio. Entrata del castello. Tempio delle battute. Primo piano. Andiamo di qua. Di qua si scende. Perfetto, vediamo dove ci conduce. Un altro tirifagiolo, un altro tirifagiolo. Siamo a 11 tirifagiolo. Volendo possiamo fare di nuovo la miscela fra questi due e aumentare l'attacco. Anche qui ce ne dovrebbe essere uno. Non mi freghi, non mi freghi. Vedi uno spazio vuoto subito, devi provare a vedere se c'è qualcosa. Oh, ma guarda, del vapore. Rompiamo il muro di qua e vediamo che cosa c'è. Ecco fatto. Allora, saranno come sempre le solite 20 monete, ma che per il momento sono comunque contento di ottenere. No. Ecco fatto. Tra l'altro, cosa che non ho mai effettivamente controllato, se i blocchi come questo, il portavarizia, te li raddoppia veramente. Allora, qua abbiamo il blocco quello che devi fare ping pong e abbiamo 95 monete. Ora, secondo il portavarizia dovrebbe raddoppiarcele. No, non le raddoppia, ne ho prese 19 e non le ha raddoppiate. Ma va bene così. Cioè, sarebbe stato un po' sgravo effettivamente. Ora che la zuppetta fa vapore, vroom, vortice d'aria, ascendi. E ci rifacciamo il giro. Prendiamo il vortice d'aria e via, dall'altra parte. Oh, finalmente un punto di salvataggio. Da qui in poi inizia la vera prova. Vi conviene lasciar subito perdere. Certo. Come no. Guarda tutti i tuoi schifi di... che muoiono sotto i miei colpi. Allora, tuono ciclone, ciclone, anche se è un po' sprecata, eh. Però ci serve livellarla. Esatto, Luigi, bravo. Livello 40, il livello con cui ho finito il gioco nelle partite precedenti. Mi sento over the top, veramente. No, l'altra volta abbiamo fatto la difesa, stavo dicendo no. Vabbè, 4, non male, non male, bravo Gigi. Stavo confondendo. Mi è apparso sotto. Va bene, va bene, va bene. Allora, 1, 2, 3. Basta, ne avanzano. Ciclone. 1, 2, 3, 4.
Va bene. E anche Mario salito di livello. Livello 40. 0 punti fratelli. Che tristezza, gioco. Vedo tanti due però. Va bene, dai, non mi posso lamentare. Siamo comunque over the top in questo momento. Certo, quel 2 comunque mi rosica un po' dentro, ma meglio dell'1, no? Meglio dell'1 dell'altra volta. L'altra volta quell'1 non l'ho proprio accettato, ma proprio no. Cioè proprio si scherza brutto col fuoco. Allora Gigi, da qua in poi ci separiamo io e te. Allora Gigi, tu hai il portavarizia. Mario, tu hai l'anello bonus, il che vuol dire che se Mario sconfigge qualcuno, perlomeno prende doppi punti e piano piano si vanno a rimettere assieme i punti esperienza. Quindi, ok, dovremmo riuscire a incontrarci a metà strada sempre. Tra l'altro ho bisogno di un barile. Ciao. Ho bisogno di un barile dritto in faccia, neanche entrato. Porca troia. Va bene, ti lascio lì perché non riesco a prenderti. Mannaia a voi. Allora, proseguiamo. Allora, dove siamo? Da questo lato dove abbiamo quelli doppi. Perché finché è Mario possiamo cavarcela perché ha la mano del fuoco ed è facilitato contro la maggior parte dei nemici. Bene, non gli ha dato fuoco. Non pensavo fosse una possibilità, pensavo fosse una roba che succedeva sempre io. Dai, non mi aspettavo il doppio colpo. Beccati questo. Ecco, fatto. E addio ai punti esperienza doppi. Come dicevo, finché è Mario possiamo cavarcela perché appunto la mano del fuoco è un grande aiuto in questo momento. Gigi, d'altro canto, la mano del fulmine contro le melme può fare nulla. Contro tutti i nemici. Cioè anche quelli grossi con la clava li può colpire, per carità, ma non gli fa molto. Vediamo. Qua è bloccato perché ci serve Gigi. Facciamo un salvataggio giusto per sicurezza e proseguiamo. Ehi Gigi, allora tu resta lì che ora arrivo tra poco, spero. Ok, aspetta, facciamo andare Gigi di qua. Anzi no, in realtà forse ci posso salire sopra lo stesso. No, ok, va bene. Sai cosa? Ah no, qua dobbiamo farlo per forza, fermo. Qua dobbiamo farlo veramente per forza. Oh no, minigioco, se siete arrivati fino a qui non vi manca certo la perseveranza. Questo è un regalo da parte mia. Premendo i pulsanti A e B colpirete i blocchi che appare al vostro punteggio si innalzerà. Se totalizzerete 30 punti in 25 secondi o meno si aprirà la porta. E vai. No, cavolo Luigi. Dai. Oh, mancavano 2 secondi, per fortuna. Ah, ok, non è ancora il momento di riunirci. Allora, vieni Gigi un attimo. Allora, in teoria sono sicuro di quello. Ah, ho sbagliato. Di quello che dobbiamo fare. Vabbè, per adesso andiamo avanti. Vediamo cosa si trova qua sopra. Le candele. Allora, Gigi, per adesso tu devi stare fermo. 1 2
3, 4. Ah, va bene, Gigi. Sei chiuso. Ecco fatto, grazie. Addio a te. Let's go. Gli darei quasi fuoco, giusto anche perché se li mandiamo via non mi cambia nulla. Non voglio appunto overlivellare nessuno dei due, ma se dovesse succedere tanto meglio. Ecco fatto. Ta-ta-ta-tan. Oh, cacchio. Allora, la mia grande preoccupazione era che mi colpisse da dietro, però per fortuna. Bravi, bravi, ruttatemi addosso, maleducati. Perfetto. Ecco fatto, evitato. È semplice evitarli, il problema è che ha un tempismo orribile. Ha veramente un tempismo orribile. Ecco qua. Pa-ba-ra-bam. Un altro tirifagiolo. Un altro ultrafungo. E un altro tirifagiolo. Aspetta. Ah, vabbè, non importa. Questi almeno li facciamo con un colpo. Ecco fatto, evitato. Eccoti questo. Anche tu, muorici. Addio. Beh. Spero di darti fuoco ai capelli. Ecco fatto, non è andata a buon fine, peccato. Una volta capito il giusto tempismo, è una cavolata evitare l'attacco. Però comunque Mario mi sa che sta andando troppo avanti di livello. 800 punti, che è comunque troppo. È comunque troppo, però. Ok, tocca di nuovo a Mario. Aspetta. Allora, qua dobbiamo. Ecco fatto. Dovevamo trovare dov'è che cadesse il barile. Aia, sono sciolto. E finalmente i fratellini si sono riuniti. Allora, il problema è che io il barilotto qui vorrei tenerlo. Il barile. Ah no, però aspetta. Mi sa che non ci posso fare niente col barile io, perché ci sono troppi dislivelli e non potrei neanche salire. Perché c'è una zona, se non vi ricordate male, prima, in cui c'era un bottone da premere. Eccolo qua, Gigi, ciao. Allora, continuiamo dalla parte di Luigi, perché a parte aver lasciato dei nemici in giro, ecco, ci sono dei dislivelli su cui salire. Ma soprattutto voglio uccidere tutte queste melme. Altro fagiolo per terra, ecco qua. Altro fagiolo e melma lasciata da sola, e questa è vendetta vera. Ti sta bene. Questo è per prima che non riuscivo a uccidervi da solo con Luigi, maledetti. Beccati questo, perfetto. Fungo vita, non male. Questo è dato tutto dai baffi, neanche dal come si chiama. Beh, allora, aspetta. Se volessimo fare un attimo gli snicci, potremmo. Ecco, qua ci serve il barile, in questa zona qui. Io farei una cosa che vi dicevo. Abbiamo ripulito la zona. Dividerei di nuovo Mario e Luigi e metterei dalla parte appunto singola Luigi. Gli farei rifare tutto il percorso all'indietro, poi facciamo venire Mario qua. Puff. E poi gli facciamo premere il bottone. Vai Luigi, sei di nuovo da solo. Ah no, il barile non lo posso riattivare. Cavolo. E come cavolo lo attivo quel bottone? Ci deve essere un altro barile. Ero convintissimo di questa cosa del barile io. Forse, e dico forse, appare più avanti il barile, nel senso
appare nella prossima zona, è certo. Secondo te non provo a vedere se non c'è un fagiolo nascosto qui, eh? Dove lo troviamo il barile, allora? Per il momento saliamo qua sopra. A quanto siamo di soldi? Ok. Allora, sto pensando di togliere il... No, beh, allora... Meglio tenerli. Stavo pensando di togliere quello per aumentare i punti esperienza. Ancora. Però in realtà i punti esperienza meglio non toccarli. Gli oggetti rari che ci droppano, alla fine questi ci danno i funghi vita. Fino ad ora non siamo mai morti in sto gioco, quindi non ne trovo grande utilizzo, ma soprattutto non sinergizzano con la spilla dei funghi, quindi non ha neanche senso farmarli per quanto possano essere utili, eh. Andiamo di qua. Ok, qua c'è la come si chiama? Le candele che abbiamo acceso prima, però non possiamo spegnerle da soli. Ci serve qualcosa che ci aiuti a spegnerle tutte. Cosa possiamo fare? Ve lo dico io, dobbiamo di nuovo accendere una zuppa. Ehi, siete davvero testardi, cocciuti e insistenti, scommetto che siete ancora scapoli. Parla per te. Cazzo di ragazzina, merda. Non mi puoi apparire da sotto però. Vabbè. Vendetta vera, ti brucio per tutta la sera. Uno. Due. Niente, non vuole salire di livello la mossa, oggi. Nessuna delle tre mosse che abbiamo nuove vuole salire di livello. Ehi, qua, siamo qui, scemo. Preso. Ok. Uno e due. Perfetto. E Mario è salito di livello. Si sono scambiati i posti adesso. Ora è Mario quello che sale prima di livello. Punti fratello. Vedo tanti 4 e 2. Vedo tanti 1 e 3. Vedo tanti 4 e 5. Non male, non male, dai. Nonostante ormai a livello di baffi potremmo anche lasciare perdere, ma perché farlo? Ok, qua dobbiamo accendere la zuppa. Di qua che cosa abbiamo? A parte tartarughe mole. Stavo per saltare in testa all'altra, se non ti dispiaceva. A parte tartarughe moleste, stavo per dire. Ecco, fatto. Addio alle tartarughe. Dai. Ecco, fatto. Proviamo a dare fuoco alla situazione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Perfetto, sette colpi. Uno, due, tre colpi dovrebbero bastare. Avranno all'incirca 120 di vita e anche Luigi salito di livello. Perfetto. Quei 200 punti di differenza non sono così cruciali. Ho visto dei due però. Vedo tanti due qua. Vedo tanti uno. Andiamo di baffi anche per Gigi. Vabbè, non mi aspettavo granché. Non mi aspettavo, non avevo statistiche da aumentare effettivamente. Ti prego, Gigi. Fratelli ciclone. Per quanto l'evoluzione comunque non sia granché, vorrei ottenerla. Bravo, bravo, rutta, rutta. Uno, due, tre, dovrebbe essere cinque, quattro, cinque. No, erano sei. Perfetto. Qualcun altro? Oh, no. No, ma che palle quando salti nel mezzo, dannazione. Becca. Vai di fratello ciclone. Uno, due, tre. Perfetto, non male. E non si evolve, eh? Non si vuole evolvere la mossa. Mannaggia a te, Luigi. Di nuovo questo qua, aspetta però.
No? Neanche uno? Serio? Cioè mi metti qua una zona singola e non mi metti neanche un fagiolo nascosto? Che brutta persona. Diamo fuoco al legno. Ecco fatto. E si è oscurata la telecamera. Bravissimo. Scusatemi. Cose che non dovrebbero succedere, ma che succedono quando fai sessioni iperlunghe di registrazione. Allora, risaliamo qua sopra. Tra l'altro io devo ancora passare di là, dicevo. Vrum 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 vrum. Eccolo lì, il nostro aiutino per spegnere tutte le fiammelle. Allora, tiri fagiolo? Tiri fagiolo. Su ultrafungo. Oh, di nuovo lui. Prendiamoci un po' d'acqua. Ecco fatto. E no, giralo. No, più su. Uff. Spente tutte. Mi piace un sacco sta animazione. Peccato che poi non viene più usata in nessun altro pezzo, se non ricordo male. Eccoci qua. Ok, forse questo è il barile che ci serve. Forse lui è il barile. Allora, prima facciamo un salvataggio perché non si sa mai. Mandiamo giù Luigi. Ecco fatto. E ora ci dobbiamo fare un percorso un po' lungo all'indietro. Se è la cosa giusta da fare però. Ok, di qua è chiusa, quindi mi sa di no. Ah no, però aspetta, possiamo fare di nuovo il giro dal ponte. Possiamo di nuovo fare il giro. Non demordere Luigi. Però aspetta, mi sembra che era dalla parte di Mario o da quella di Luigi? Non mi ricordo. Mi sembra che era dalla parte di Luigi. Sono abbastanza sicuro, devo controllare. Sì, perfetto. Wow, tutto questo per un blocco. Non mollate mai i vostri sogni. Verrete ricompensati con dei fagioli. Però quanto siamo? Giusto curiosità. 26. Beh, non male. Sta zona era stracolma di fagioli. Non vorrei dirvelo. E per vostra somma felicità ci fermiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.